Mentre mi aiutano ad aprire il PowerPoint, introduco il tipo di ricerca che faccio. Io mi occupo di bioetica da tanti anni e quindi questo significa che lavoro sulle questioni morali legate allo sviluppo della scienza e della tecnologia nell'ambito della medicina. In particolare mi occupo delle questioni di bioetica di inizio vita, quindi la direttrice citava uno dei miei lavori, Il futuro della riproduzione umana, in cui ho discusso, analizzato nuove tecniche riproduttive che potremmo utilizzare domani per avere figli, ad esempio la clonazione, la partenogenesi, la possibilità di avere un bambino a partire soltanto da una cellula uovo senza bisogno della fecondazione da parte di uno spermatozoo e poi di tecniche ancora più affascinanti, ad esempio la possibilità di ottenere cellule uovo e spermatozoi a partire dalle cellule del proprio corpo, cosiddetti gameti sintetici o artificiali. Si sta lavorando, già sono stati ottenuti risultati importanti sugli animali. E gli scienziati ritengono che nei prossimi anni sarà possibile applicare lo stesso tipo di intervento anche agli esseri umani. Quindi io potrei ottenere dalle cellule del mio corpo spermatozoi, e non solo spermatozoi, ma anche cellule uovo, per cui potrei riprodurmi da solo a partire soltanto dalle mie cellule, senza bisogno di un'altra persona che contribuisca alla generazione, alla fecondazione di un nuovo embrione. E poi ci sono le tecniche di genome editing, come vengono chiamate oggi, che permettono di correggere, modificare il patrimonio genetico del nascituro e addirittura migliorarlo. C'è tutto un dibattito nell'ambito della filosofia, della bioetica, sul potenziamento umano, la possibilità di usare le tecnologie per modificare profondamente la natura umana e per potenziare e migliorare le nostre capacità già dalla nascita attraverso interventi sul genoma. E occupandomi di bioetica, negli ultimi 3-4 anni ho cominciato a occuparmi anche di intelligenza artificiale. Perché? Perché l'intelligenza artificiale incomincia ad essere usata anche nell'ambito della medicina con contributi importanti e quindi ho esteso il mio ambito di ricerca anche all'intelligenza artificiale. E negli ultimi 2 anni ho cercato di combinare insieme bioetica e intelligenza artificiale in un nuovo ambito di ricerca che viene chiamato Space Bioethics, la bioetica dello spazio, che affronta le questioni morali dei viaggi nello spazio. Perché un bioeticista, chi si occupa di bioetica, dovrebbe occuparsi dei viaggi nello spazio? Perché l'ipotesi è che non potremo colonizzare nuovi pianeti con questa costituzione genetica, con questa biologia, che gli astronauti dovranno necessariamente essere geneticamente modificati per poter trascorrere lunghi periodi sulla Luna e su Marte. Quindi questo apre scenari veramente affascinanti e quindi chi si occupa di filosofia, etica pratica, di scienze umane è interessato a confrontarsi con questi nuovi scenari. E oggi io vi parlerò dell'etica dell'intelligenza artificiale che secondo me offre un esempio lampante del contributo che le scienze umanistiche possono dare al confronto con la contemporaneità, con le questioni contemporanee, con il mondo contemporaneo e come le scienze umanistiche possono aiutare a modellare, a plasmare il mondo del futuro, il mondo che abiteremo domani e che lasceremo alle generazioni future. Che responsabilità abbiamo nei confronti delle macchine intelligenti? Secondo me questa questione può essere affrontata da due diversi punti di vista. Il primo punto di vista può essere riassunto nella domanda: come facciamo a costruire macchine sensibili ai valori, macchine buone, macchine che siano capaci di incorporare, di rispecchiare quelli che sono i nostri valori. Se non costruiamo le macchine bene, le macchine possono essere pericolose per chi le usa e anche per chi è coinvolto, dalla loro produzione o dal loro utilizzo. Quindi dobbiamo fare attenzione.
Come facciamo però a fare attenzione a costruire macchine buone, macchine moralmente appropriate? La seconda questione è una questione secondo me più affascinante. Con la produzione di macchine intelligenti interagiremo sempre di più con dispositivi che almeno apparentemente sembrano intelligenti. Che tipo di responsabilità abbiamo nei loro confronti? Che tipo di doveri abbiamo nei loro confronti? Dobbiamo trattarli bene? Dobbiamo prenderci cura di loro? Dovremmo evitare di danneggiare macchine che almeno apparentemente sembrano intelligenti? Riguardo alla prima questione, qui c'è la copertina di un libro, Oggetti buoni di Steven Umbrello, edizione Fandango 2023, che affronta proprio la questione di spiegare, di analizzare come possiamo costruire tecnologie, oggetti buoni, sensibili ai valori. E in questo libro Steven Umbrello riassume quello che è il dibattito contemporaneo su questa questione e ricorda che i filosofi, gli umanisti possono lavorare fianco a fianco con gli ingegneri, con coloro che producono macchine, oggetti, per aiutarli, appunto per guidarli, potremmo aggiungere, nella produzione di oggetti che siano sempre di più rispettosi di quelli che sono i nostri valori, i nostri principi. E Steven Umbrello ricorda che un ingegnere dovrebbe, nella produzione di nuove tecnologie, di macchine sempre più intelligenti, orientarsi verso questi quattro principi. Steven Umbrello dice: vuoi costruire delle macchine buone, degli oggetti buoni, delle tecnologie sensibili ai valori? Allora dovresti fare in modo che queste tecnologie rispettino la nostra autonomia. Le macchine sempre più intelligenti hanno bisogno di dati, di informazioni anche riguardo a quella che è la nostra vita. Ci possono essere delle intrusioni che vanno a violare quella che è la nostra privatezza, la nostra privacy. E quindi per questo, dice Steven Umbrello, è importante costruire macchine che siano capaci di rispettare l'autonomia delle persone, che non danneggino, che non producano dei danni, che non siano pericolose, che siano giuste, che non in qualche modo riflettano quelli che sono i nostri pregiudizi nei confronti di determinati gruppi di persone e che siano conformi a un principio di esplicabilità, dice Steven Umbrello, che significa che noi dovremmo costruire macchine che noi siamo capaci di comprendere, il cui agire siamo capaci di interpretare, che non rimangano appunto dei dispositivi in qualche modo oscuri, perché le macchine possono, diciamo, processare una grande quantità di dati, di informazione, dare determinati risultati e noi potremmo in certe situazioni, in certe circostanze, non sapere perché quella macchina ha dato quel risultato. E dice Steven, è importante invece fare in modo che il comportamento della macchina possa essere spiegato in ogni suo passaggio e che noi si possa essere capaci di interpretare, di capire perché la macchina ha dato un determinato risultato. E tra i valori che la produzione di macchine buone dovrebbe rispettare, dovrebbe tenere presenti, la letteratura cita spesso questi 17 obiettivi dell'ONU. Qui rimaniamo, diciamo, a livello di valori che la macchina intelligente dovrebbe essere capace di incorporare, di rispecchiare. E non basta però fare riferimento ai valori, l'ingegnere, una volta appunto che ha presente quali sono i valori di riferimento, dovrebbe essere in grado di tradurre questi valori generali in norme o principi di progettazione e poi ancora in principi più specifici, capaci appunto di aiutarlo a realizzare macchine che possano essere veramente buone.
Non mi soffermo sulla produzione di macchine buone, però vorrei spendere due parole sulla questione della progettazione di macchine morali. Il problema che si pone nella fase di progettazione riguarda anche il problema relativo alla necessità di costruire macchine intelligenti sempre più morali. Perché abbiamo bisogno di rendere i nostri dispositivi, i dispositivi che utilizziamo, le macchine che utilizziamo, morali? Perché le macchine possono essere sempre più autonome, saranno sempre più autonome, e quindi si troveranno di fronte sempre più spesso a dilemmi che dovranno risolvere. Pensate alle macchine senza guidatori, adesso incominciano ad essere usate anche a San Francisco, no? Queste macchine possono trovarsi in situazioni in cui dovranno scegliere, ad esempio, se scontrarsi con un'altra macchina oppure investire un pedone. Dovranno scegliere. E quindi nel dibattito sulla produzione di macchine intelligenti la questione che si pone è come disporre di macchine sempre più morali, capaci di affrontare questi dilemmi in una maniera che possa essere appropriata. Lascio da parte la questione della progettazione e passo al punto relativo alla nostra responsabilità verso le macchine intelligenti. Che tipo di doveri abbiamo nei confronti delle macchine intelligenti, apparentemente intelligenti? Le macchine che oggi utilizziamo sono capaci sempre di più di interagire con noi, di rispondere adeguatamente agli input che da parte nostra ricevono e ci possono dare l'impressione di essere intelligenti, però sono macchine che non hanno nessun genere, nessun tipo di autocoscienza, non hanno coscienza e non sono nemmeno sensibili. La questione dell'intelligenza è una questione complessa. Potremmo dire che il problema dell'intelligenza artificiale è legato alla capacità della macchina di agire in modalità che sarebbero definite intelligenti se un essere umano si comportasse allo stesso modo. Si potrebbe dire che una macchina è intelligente se mette in atto un comportamento che, se fosse realizzato, compiuto da un essere umano, non esiteremmo a chiamarlo intelligente. Alan Turing sosteneva che fosse difficile dare una definizione precisa, sensata, di macchina o di intelligenza, e aggiungeva che per stabilire se una macchina è intelligente dovremmo sottoporre questa macchina a un test. Quale test? Diceva Turing, immaginiamo che ci sia la possibilità di porre una persona in una stanza e poi in altre due stanze mettiamo un computer e un altro essere umano. La prima persona incomincerà a porre delle domande sia al computer, sia alla macchina intelligente che all'altro essere umano, senza sapere poi da chi riceverà la risposta. Riceverà dei bigliettini in cui gli interlocutori rispondono alla domanda che ha presentato precedentemente. Dice Alan Turing, se si arriverà a un punto in cui l'esaminatore confonderà la macchina con l'essere umano e penserà appunto di aver ricevuto la risposta da un altro essere umano, quando in realtà la risposta è stata data dalla macchina, allora a quel punto, dice Alan Turing, possiamo concludere che la macchina è intelligente. Se noi confondiamo la macchina con un essere umano e pensiamo che le risposte ricevute da una macchina siano venute da un essere umano, allora possiamo considerare la macchina intelligente. Recentemente Luciano Floridi ha detto che questo modo di rapportarsi alla questione dell'intelligenza non è una questione adeguata. Dice Luciano Floridi, solo perché una lavastoviglie pulisce bene i piatti o meglio di quanto lo faccia io, non significa che li pulisca come me o che abbia bisogno di intelligenza. Quello che vuole dire Luciano Floridi è che la macchina può sembrare anche intelligente, però non dovremmo commettere l'errore di attribuire intelligenza a quella macchina.
La macchina è un semplice strumento che noi abbiamo programmato per agire in certo modo e sbagliamo se attribuiamo a quella macchina una qualche forma di intelligenza. Quella macchina è un mero oggetto capace di un comportamento che sembra appunto un comportamento intelligente, ma la macchina di per sé non ha alcuna intelligenza. Per cui Luciano Floridi, dal punto di vista di Luciano Floridi, la questione della responsabilità morale è facilmente risolta. Le macchine intelligenti, apparentemente intelligenti, non hanno alcuna rilevanza morale, sono oggetti, sono mere cose. E noi non abbiamo un dovere nei confronti degli oggetti che utilizziamo. Certo, a volte è giusto essere attenti, prudenti, perché se roviniamo un oggetto poi non possiamo utilizzarlo ancora o altre persone non avranno la possibilità di avere accesso a quell'oggetto. Però di per sé le macchine non hanno nessuna rilevanza morale, quindi noi, dice Luciano Floridi, non abbiamo alcuna responsabilità nei confronti delle macchine. C'è però una questione. Cosa osserviamo oggi in quei contesti in cui gli esseri umani interagiscono con le macchine? Osserviamo che gli esseri umani creano, sviluppano una qualche forma di relazione con queste macchine intelligenti con cui interagiscono. Questi sono due esempi. Qui c'è Pepper, il robottino Pepper, che interagisce con un paziente e qui abbiamo la foca Paro che intrattiene un'altra persona tra virgolette vulnerabile e bisognosa di assistenza. C'è in altri termini un gap problem che noi dobbiamo considerare quando parliamo di macchine intelligenti. Noi a livello razionale siamo consapevoli che le macchine con le quali interagiamo o comunichiamo sono meri oggetti o strumenti programmati per compiere determinate azioni. La nostra esperienza, però, la nostra percezione di queste macchine intelligenti è diversa e facciamo fatica a trattarle, ovvero considerarle allo stesso modo in cui trattiamo gli oggetti. Quelle persone che abbiamo visto prima, questa signora, questo signore, danno un nome alle macchine con cui interagiscono ed è stato osservato che si prendono cura di loro come se fossero degli esseri viventi. Si pone un problema che i filosofi, che chi si occupa di morale cerca di analizzare e discutere. E per semplificare potremmo dire che nel dibattito di filosofia, di etica, ci sono due diverse posizioni. Una prima posizione afferma che anche se la nostra percezione a volte può essere distorta, noi dovremmo avere ben chiaro che le macchine sono nostre schiave. E noi dovremmo trattarle soltanto come schiave. Un'altra posizione invece afferma che se noi sviluppiamo questa capacità di costruire relazioni con queste macchine intelligenti, allora dovremmo trattarle con una qualche forma di rispetto, non dovremmo considerarle come semplici strumenti o trattarle come se fossero degli schiavi. Perché dovremmo trattarli come schiavi? Cosa dice la prima posizione? La prima posizione dice dovremmo trattarli come schiavi perché le macchine sono oggetti, perché non dovremmo perdere tempo in relazioni che non sono autentiche. Non possiamo ottenere dalle macchine, si dice, quello che possiamo ottenere dagli esseri umani e dovremmo prendere la realtà seriamente, per cui anche se la macchina può darci l'impressione di essere intelligente o di essere sensibile alla nostra condizione, per cui potremmo leggere nel volto della macchina una capacità di empatizzare con la nostra condizione, di essere sensibile alla nostra sofferenza. Abbiamo passato una bruttissima giornata, ritorniamo a casa e questa macchina sembra prendersi cura di noi. Noi dovremmo resistere alla tentazione di dare, di attribuire una personalità, un'anima a questa macchina e dovremmo prendere sempre la realtà seriamente. C'è un filosofo australiano che dice noi abbiamo il dovere morale di prendere la realtà seriamente e per questa ragione la progettazione di queste macchine dovrebbe essere fatta in maniera tale da
rendere difficile la possibilità di attribuire sensibilità o personalità a queste macchine. Anche chi sostiene che queste macchine dovrebbero essere nostri schiavi afferma che comunque noi non abbiamo il diritto di fare quello che vogliamo con queste macchine. Robert Sparrow, che è questo filosofo australiano che sostiene che noi abbiamo il dovere di prendere la realtà seriamente, dice però mica possiamo prendere a calcio un robot, mica possiamo violentare un sex robot. Se lo facciamo siamo delle persone viziose, siamo delle persone immorali, perché soltanto delle persone viziose hanno pensieri, fantasie che si traducono in un maltrattamento di queste macchine. Questo è un robot cagnolino della Boston Dynamics, è stato osservato che le persone che hanno avuto la possibilità di vedere un video in cui i ricercatori della Boston Dynamics prendevano a calci questo robot per perfezionare la sua stabilità, reagivano con sentimenti negativi, in qualche modo empatizzavano con questo cagnolino. E Robert Sparrow dice, questo si comprende perché appunto noi abbiamo in qualche modo la capacità di riconoscere che un comportamento di quel tipo è un comportamento che comunque esprime un carattere moralmente criticabile da parte della persona. Questa persona vuole ha delle pulsioni violente, ha delle pulsioni aggressive, tende a mettere in atto comportamenti che anche se esercitati su una macchina non sono moralmente adeguati. Le prospettive che finora abbiamo considerato affrontano il tema della rilevanza delle macchine tenendo conto delle proprietà delle entità in questione. Questo approccio è conosciuto in vari modi, alcuni lo chiamano l'approccio ontologico delle proprietà, altri della mente moralità, organico o realista, o semplicemente l'approccio standard. Cioè, le posizioni che finora abbiamo considerato sono posizioni che negano rilevanza morale alle macchine, sostenendo che non hanno le proprietà psicologiche moralmente rilevanti. C'è un altro approccio che però dice che quello che conta non è le proprietà che queste macchine apparentemente intelligenti hanno, quello che conta è appunto il tipo di relazione che noi siamo capaci di costruire. Chi vuole difendere la possibilità di allargare il cerchio della rilevanza morale alle macchine sposta l'enfasi dalle proprietà interne. Una macchina non pensa, una macchina non sente, alle relazioni sociali, cioè al tipo di relazioni che siamo capaci di costruire con macchine apparentemente intelligenti. Se cioè siamo capaci di costruire una qualche forma di relazione con una macchina apparentemente intelligente e siamo capaci di provare nei suoi confronti un affetto e dei sentimenti sinceri, come quelle persone che abbiamo visto prima nella fotografia, che si intrattenevano, che giocavano con Pepper e con Paro, non abbiamo bisogno di altre ragioni per trattarla con rispetto e considerarla come una persona. Se noi siamo capaci di empatizzare con la macchina apparentemente intelligente con la quale interagiamo, abbiamo un motivo valido per considerarla più che un mero oggetto e per attribuirle una qualche forma di rilevanza morale. Addirittura con lo sviluppo delle tecnologie, quando avremo a che fare con macchine sempre più intelligenti, avremo un motivo più che sufficiente per considerarle persone, esseri come noi, che vanno trattate con rispetto. Questa è Sofia, che è il robot a cui è stata attribuita la cittadinanza dell'Arabia Saudita. Termino, ancora 5 minuti, facendo un esperimento mentale. Immaginiamo questa volta che i robot siano intelligenti veramente, che abbiano autocoscienza,
che siano coscienti, che siano anche capaci di provare sentimenti, emozioni, capaci di provare piacere e dolore. Immaginiamo che lo sviluppo delle tecnologie sia arrivato al punto appunto di produrre macchine di questo tipo. Che tipo di responsabilità avremmo nei confronti di queste macchine? Macchine non umane, non fanno parte della specie umana, non hanno una biologia, sono, potremmo chiamarle persone artificiali, hanno una costituzione non biologica ma meccanica. Che tipo di rilevanza morale hanno? Nel dibattito si ripresenta la stessa dicotomia che abbiamo osservato prima. C'è chi sostiene che anche se sono autocoscienti, anche se sono sensibili, noi potremmo avere il diritto di utilizzarle come nostri servi, come nostri schiavi. Non sarebbe sbagliato, dicono quelli che sostengono questa posizione, comunque continuare a sfruttare queste macchine come strumenti. Dall'altra parte ci sono quelli che dicono ma no, assolutamente no, sarebbe immorale, sarebbe ripugnante, hai a che fare con entità che presentano le stesse caratteristiche psicologiche degli esseri umani, quelle caratteristiche che noi consideriamo essenziali per la rilevanza morale, autocoscienza, intelligenza, sensibilità, e vuoi trattarli come meri strumenti. A quel punto sei obbligato moralmente ad attribuire loro gli stessi diritti che attribuisci agli esseri umani e a trattarle come persone. Chi sostiene la prima posizione, cioè che i robot veramente intelligenti possono essere i nostri servi, dicono che noi potremmo programmare queste macchine per servirci e per trarre piacere nel prendersi cura di noi. Per cui chi sostiene questa posizione dice: noi non stiamo, diciamo, danneggiando o arrecando sofferenza a queste macchine, perché le abbiamo costruite in maniera tale per avere una disposizione a prendersi cura di noi e per obbedirci. Per cui nel praticare questo tipo di attività, queste persone percepiscono la loro realizzazione, il loro piacere più grande. E poi dicono: robot di questo tipo, programmati in questo modo, possono avere una vita sufficientemente buona, perché uno, realizzerebbero quelli che sono i loro desideri più profondi, il desiderio di starci accanto e di prendersi cura di noi, e dall'altra parte appunto riceverebbero da parte nostra anche un trattamento adeguato e avrebbero comunque la possibilità di svolgere anche altre attività oltre l'attività di prendersi cura di noi. Dall'altra parte, appunto, chi sostiene che queste macchine invece meriterebbero un rispetto maggiore e addirittura dovrebbero essere considerate come persone, dicono che se queste macchine sono autocoscienti e sensibili dovremmo rispettare la loro autonomia e dovremmo permettere loro di scegliere il tipo di vita che vogliono. Quindi coloro che sono favorevoli alla piena rilevanza delle macchine in questo caso dicono appunto che sarebbe inaccettabile programmare queste macchine per servirci, perché queste macchine come noi dovrebbero avere il diritto di scegliere come organizzare la propria esistenza senza ricevere forme di programmazione che impediscono loro di scegliere, di avere un futuro aperto, di scegliere veramente. E infine si dice appunto: se hanno le caratteristiche moralmente essenziali per essere persone, non dovremmo trattarli come oggetti o come esseri inferiori. Finora ho parlato di questa dicotomia, di questo confronto e della presenza di queste due diverse posizioni nel dibattito. Il dibattito però è interessante e ci invita a riflettere su almeno due questioni importanti. Se noi immaginiamo che in futuro, con lo sviluppo, con l'ulteriore sviluppo della ricerca, della scienza, dell'intelligenza artificiale, avremo macchine sempre più intelligenti che, arrivate a un certo punto, arriveranno ad essere autocoscienti,
Per quale ragione dovremmo produrle a quel punto, se abbiamo il dovere morale di trattarle come persone? Noi costruiamo le macchine perché sono strumenti, perché migliorano la nostra vita, e migliorano la nostra vita e la vita della le condizioni della nostra società. Se abbiamo il dovere morale, l'obbligo di trattarle come persone, perché dovremmo produrle? Seconda questione. Se queste, vado verso la conclusione, se queste macchine devono essere autonome e dovremmo tutelare la loro autonomia, la loro libertà di scelta, siamo sicuri che poi queste macchine agiranno a nostro vantaggio e tuteleranno i nostri interessi? Non c'è il rischio che queste macchine possano arrivare a conclusioni di tipo morale profondamente diverse da quelle che traiamo noi? Potrebbero arrivare alla conclusione che è meglio un mondo in cui esistono solo macchine intelligenti che esseri umani. È meglio un mondo fatto solo di macchine intelligenti che un mondo in cui esistono macchine intelligenti ed esseri umani, perché gli esseri umani si ammalano, muoiono. La macchina invece può essere riparata, potrebbe essere molto più intelligente e avere capacità nettamente superiori, e quindi tutelare l'autonomia di queste macchine può sembrare la cosa più giusta da un punto di vista morale, però sembra essere anche, diciamo, una scelta, uno scenario che potrebbe esporre gli esseri umani a rischi e a pericoli importanti. Chiaramente, e per terminare dico questo, chiaramente ho posto una serie di questioni, di domande, però volevo condividere con voi la ricchezza della riflessione su queste macchine intelligenti, anche il fatto che si stanno aprendo scenari a cui è difficile oggi dare delle risposte definitive, e sarete voi, le giovani generazioni, le persone che iniziano a studiare oggi, che avranno la responsabilità di confrontarsi con questi nuovi scenari e trovare anche delle risposte, trovare delle soluzioni che possano aiutare a chi poi interagirà con queste macchine intelligenti di agire nella maniera più appropriata. Grazie. Allora, grazie tantissime di questa affascinosa lecture, che pone tantissime questioni e ci interroga su temi su cui non siamo ancora granché preparati, come tu dicevi alla fine, nemmeno gli super specialisti. E io aprirei la discussione, nel senso di raccogliere le domande, perché penso che siano temi veramente che sollecitano tanto, e quindi approfitterei della presenza del professor Balestrieri per sciogliere almeno qualche nodo, ecco, di quelli almeno che si possono sciogliere con facilità, altri è molto più difficile fare, quindi naturalmente sollecito gli studenti e le studentesse, ma anche i colleghi e le colleghe che sono presenti se vogliono intervenire. Che dica il nome magari. Allora, sono Francesco, sono studente di storia e filosofia, diritto storia. Allora, intanto volevo fare solo un brevissimo appunto, una nota a margine iperpolemica, ma che secondo me è doverosa, su quello che ha detto la direttrice all'inizio, no? Cioè sul dire che noi giovani dobbiamo prenderci in mano, è assolutamente vero. Io penso che questa presa, insomma, di coscienza da parte nostra debba passare per delle prese di posizioni forti. Quindi, voglio dirlo, Israele non è il paese aggredito. Diciamolo per il giro, è il paese aggressore da 60 anni, quindi Hamas ha tutto il diritto di fare quello che fa. Comunque, al di là di questa nota margine che è doverosa, è la detta, sul tema strettamente legato a quello che abbiamo sentito. Io credo che, allora, intanto io e lei sicuramente
Professore, abbiamo un approccio diversissimo, lei è molto più esperto di me. Abbiamo un approccio diverso da materia, io sono proprio un lupista, io spaccherei ammazzate tutte le macchine in questione, perché stiamo arrivando al superamento dell'essere umano, che è proprio il contrario del salvifico. E poi bisogna evidenziare, secondo me, due contraddizioni. Allora, o la nostra generazione, le nostre generazioni si vogliono impegnare per la costruzione di un mondo migliore, oppure applichiamo al luogo, che è quello che sta succedendo, la nostra dimensione iperconsumistica e vogliamo andare a colonizzare altri paesi, ci vogliamo costruire sopra un'etica. Ma questa etica e questa morale non esistono su questa cosa qua. Quindi non è che possiamo distruggere, andare a colonizzare e dire sì va bene. Allora, o va bene o non va bene. Uno. Due. Secondo me bisogna prestare attenzione al linguaggio che si utilizza e che lei ha usato molto bene sicuramente. Cosa significa? Se può tornare indietro di una slide, per favore, o di due, ecco qui, l'ultimo punto. Non dovremmo trattarli come esseri inferiori. La macchina è un essere, questo è molto complicato, no? Questo è molto complicato, quindi sto già applicando una categoria umana a qualcosa che non lo è. E questo è il problema. E poi finisco, per sentire insomma la sua opinione naturalmente. Il linguaggio che utilizziamo è: la macchina non è uno schiavo. Ma la macchina non è uno schiavo, non perché non è uno schiavo, ma perché la macchina non è umana. Quindi lo schiavo è qualcosa di umano che di cui io mi servo completamente a mio scopo. Ma la percezione che io traggo da un'osservazione come quella che farei, che schiavo brutto, morale, trattare la macchina bene, è bello. Non è così, io non devo trattare un frullatore, non è un mio schiavo, perché non è un essere umano. Quindi non posso dare il nome di essere umano a qualcosa che non lo è. È proprio una percezione, una questione lessicale, che però poi fa la differenza anche nella sostanza, che è sbagliata. Grazie. Allora, scusate, se ci sono altre domande raccoglierei, no? Più di una domanda, e se no naturalmente anche i colleghi e le colleghe naturalmente possono intervenire. Insomma, si sente? Sì. Ma al solito, da molto tempo ha affrontato una serie amplissima questioni con la tua, con la tua consueta cristallina chiarezza, appunto la filosofia è spesso mettere insieme dei problemi e nuclearli con chiarezza. E noto subito che tu non hai parlato di essere umano per le macchine, ma hai parlato di persone. E persona e essere umano non sono termini coincidenti, cioè a chi si occupa di filosofia, il dibattito, insomma, molto ampio su che cosa significa essere una persona. Non è detto che le persone siano esseri umani. E per cui potrebbero, le macchine potrebbero un giorno essere le persone se acquisissero appunto autocoscienza, autonomia. Quindi questo, come dire, genera una certa empatia in me, perché io vedo in quanto tu hai detto, no, la nostra possibilità di prenderci cura, no? Di empatizzare con le macchine è una vecchia idea filosofica, no? Che si affaccia con lo stoicismo, di cui abbiamo notizia, evidenza per la prima volta con gli scritti di uno stoico che si chiamava Ierone, no? Che è quello del cerchio in espansione, no? La nostra capacità morale si estende, no? Da prima verso coloro che ci sono vicini, la nostra famiglia, poi si estende sempre di più, dice Ierone, verso gli abitanti del villaggio, del demos, no? E per noi, no? Per noi questa coscienza morale si estende appunto, secondo me opportunamente, addirittura a tutto il pianeta, no? E di questo pianeta ovviamente fanno parte anche gli altri fatti, ecco. E questo mi fa riflettere su una cosa di cui abbiamo discusso tante volte, cioè che in realtà l'unica essenza umana che noi conosciamo è la necessità per l'uomo di ibridarsi con le macchine.
cioè di ibridarsi con la tecnica, perché come diceva David Hume, noi siamo caratterizzati da due qualità, una fisica e una mentale. La nostra estrema debolezza fisica, uno scimpanzé è molto più forte di noi, e la nostra enorme capacità immaginativa. Grazie a questa noi siamo giunti a dominare il pianeta. Grazie a questa noi abbiamo appunto responsabilità che al momento non riconosciamo da altre specie umane. Quindi abbiamo la responsabilità, come si dice, vicarie, no? Che secondo me è del tutto plausibile estendere anche alle macchine, forse già da ora, molto probabilmente in futuro. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì. Aspetta. Visto che appunto è una riflessione aperta agli studenti, quindi così volevo, dopo le parole del professore, invitarvi a pensare per esempio allo sciopero di Hollywood e il fatto appunto che degli attori, no, mettano, come dire, sentano la macchina come uno strumento che mette a repentaglio la loro immagine. Questo avviene anche per le sceneggiature. Voi sapete che ci sono appunto dei siti, ahimè, che potrebbero in qualche modo anche stilare la vostra tesi, no? E questo a noi fa molto orrore. Quindi ecco, volevo anche invitarvi a pensare alla macchina come uno strumento di questo genere, e quindi volevo sentire che ne pensi. Grazie. Grazie. Allora, io forse ora, per anche andare avanti col nostro programma, darei la parola, no, al professore per le risposte, per quello che può, perché ci sono state sollecitazioni importanti, naturalmente, poi risponderò a Francesco sulla cosa che mi riguarda. Ringrazio Piero per il riferimento a David Hume e all'immaginazione, perché mi sembra un punto importante. Io sono un sentimentalista, che significa che faccio riferimento a quella corrente di pensiero filosofico che pensa che la morale ha a che fare non con la ragione ma con i sentimenti e con la capacità di empatizzare con le altre persone. David Hume, filosofo scozzese del Settecento, sosteneva che la ragione è e deve essere schiava delle passioni. David Hume sosteneva che la ragione gioca un ruolo marginale nelle nostre vite, che noi siamo guidati soltanto dalle passioni e dai sentimenti. Perché cito David Hume? Perché secondo me il collega Marrone ha fatto bene a ricordare David Hume. Perché se adottiamo quel tipo di antropologia, il nostro confronto con le macchine apparentemente intelligenti diventa interessante, perché se noi siamo guidati dalle emozioni e dai sentimenti, il fatto di vedere davanti a noi una macchina che interagisce in maniera convincente, sorridendoci, prendendosi cura di noi, mostrandoci affetto, può in qualche modo spingere, alimentare la nostra empatia nei confronti di questa macchina e metterci nella condizione di attribuire a questa macchina valore. Ma non è cosciente, non è autocosciente, ma se noi siamo guidati dalle nostre emozioni, dai nostri sentimenti, questo è un esempio che potrebbe, diciamo, aiutarci a concludere che anche se noi sappiamo razionalmente che queste macchine non hanno un'anima, si sarebbe detto una volta, comunque noi siamo spinti a trattarle come se fossero persone perché empatizziamo con loro. E l'immaginazione secondo me è importante anche quando consideriamo le serie televisive, così mi collego anche alla domanda della collega, le serie televisive che vediamo che hanno come protagonisti robot, macchine intelligenti, quando vediamo film, serie televisive di quel punto, in qualche modo noi siamo capaci anche di empatizzare sia con le macchine sia con le persone che costruiscono dei rapporti affettivi con quelle macchine, e questo anche secondo me ci dice qualcosa del fatto che queste macchine apparentemente intelligenti non sono dei semplici oggetti come tutti gli altri.
Termino riguardo al riferimento della collega, abbiamo macchine sempre più intelligenti, capaci di essere anche creative, che possono scrivere non solo la tesi, ma anche un romanzo. Recentemente è stato premiato in Giappone, è arrivato quinto in un concorso letterario, un romanzo scritto da macchine intelligenti, da algoritmi. La giuria non lo sapeva e ha riconosciuto l'opera, un'opera insomma di valore, quindi questo ci dice anche che le macchine diventano sempre più creative e che si pone appunto la questione del tipo di responsabilità che noi potremmo avere o avremo nei loro confronti. Bene, grazie ancora. No, c'è una domanda, per carità. Tre domande in una, va bene. L'applauso te lo rifacciamo dopo. Vabbè, grazie. Buongiorno, mi chiamo Martina e intanto grazie per il suo intervento. E allora, parto insomma una delle tre domande, intanto mi suscita curiosità proprio che comunque ai robot che sono stati presentati, cioè insomma anche in arrivata presentazione, si è stato dato loro un nome. E qua mi chiedo, a parte vabbè, il fatto del riconoscimento, che magari è più semplice riconoscerli, l'avrei dato loro un nome per noi, che cosa può significare? Nel senso, se noi guardassimo comunque all'aspetto, diciamo, religioso, quindi se pensassimo per esempio alla creazione per chi so, di Adamo, di eccetera, dare il nome potrebbe anche significare in un certo senso non proprio possedere una cosa, però diciamo essere al di sopra di essa. Oppure ci sono magari delle domande tipo che famiglia appartiene, cioè comunque il nome ha intrinseco a sé, in questo caso, una dimensione comunque di appartenenza e di possesso. Però se pensassimo invece alla storia contemporanea, e alla strada insomma che ha fatto Hitler, la prima cosa è stata togliere il nome, quindi togliere l'umanità e assegnare un numero. Allora, in questo caso il nome perché è stato dato? Perché non è stato assegnato che so un numero o qualsiasi altro metodo identificativo? Ok, questa è una domanda. Era la prima? Mi raccomando, stringi. Lo so. E allora, invece penso che se, come abbiamo detto, l'uomo comunque è fatto di parole e di pensiero, l'uomo comunque si svolge nei sentimenti, allora in questo caso, quando è che l'uomo si rapporta con un robot, non c'è il rischio che subordinandosi ai sentimenti magari ci immaginassimo qualcosa che in realtà non c'è? Cioè, il robot, come abbiamo detto, non ha autocoscienza. Quindi non è che magari noi siamo spinti a pensare in modo empatico, anche se la testa empatia non c'è il fatto, cioè non c'è questa dimensione di rischio e come si fa a... E poi un'altra cosa, pensando che comunque non c'è, non si può instaurare, non si può augurare una relazione autentica con un robot. In questo caso, se noi comunque fossimo diciamo portati a instaurare determinate relazioni con i robot, che problema potrebbe avere con il resto delle persone? Cioè, il robot di fatto, penso perlomeno, quello che mi immagino, per il fatto che non ha un'autocoscienza, instaura una relazione con un essere umano, con una persona, in base anche al carattere della persona, in base alle necessità della persona. È chiaro che il mondo è bello perché vario, quindi ci sono tantissime persone e non tutte hanno dei caratteri simili e soprattutto non tutte sono adatte a noi, oppure magari ci sono alcune cose con cui per esempio con delle persone ci possiamo trovare bene e altri aspetti invece con cui non ci possiamo trovare così bene. E quindi dico, nelle relazioni umane comunque c'è una dimensione di anche tolleranza. Se noi ad un certo punto andassimo solamente verso la relazione con il robot, non rischieremmo di ulteriormente ampliare questi problemi di tolleranza che già comunque sono presenti? Mi sembra
parto dall'ultima, che mi sembra la domanda che permette anche di affrontare gli altri due punti. Mi sembra, la ringrazio, scusate, mi sembra che abbia sollevato, scusi, professor Ballistreri, importanti. Se uno pensa a ChatGPT, molti di voi avranno provato, useranno ChatGPT, insomma è bellissimo, nel senso che uno può confrontarsi in qualsiasi momento con l'algoritmo, con il programma, e ricevere anche degli aiuti, dei chiarimenti, delle risposte appropriate alle domande che sottopone. E possiamo immaginare che avere accanto a sé una macchina intelligente diventerà sempre più interessante e attrattivo, perché la macchina è in grado di conversare con te su qualsiasi argomento, è in grado di chiarirti le idee su qualsiasi cosa, aiutarti a fare delle scelte. La domanda che pone mi sembra condivisibile, mi sembra importante. Potrebbe accadere che noi perdiamo sempre più interesse ad avere rapporti con gli esseri umani, perché le macchine intelligenti saranno molto più interessanti per noi degli esseri umani? Gli esseri umani hanno una competenza limitata, hanno una capacità di conversare su un numero limitato di argomenti. La macchina intelligente invece potrebbe essere un partner ideale, quindi non sappiamo ancora quali potrebbero essere i rischi, quali potrebbero essere le conseguenze. Potrebbe essere un vantaggio, potrebbe questa familiarità con macchine intelligenti, con companions artificiali, spingerci ad avere poi più fiducia negli esseri umani, essere più spregiudicati nelle nostre relazioni. È tutto un campo, un mondo che stiamo costruendo, per cui direi che appunto ritorno al punto che c'è da fare ricerca, c'è da confrontarsi con queste questioni contemporanee, spetterà a voi farlo, perché siete voi che vivrete una realtà popolata sempre più da macchine intelligenti. Posso fare una battuta? Solo una battuta. Oh, io ho fatto una battuta. Comunque ho sperimentato direttamente che ci sono macchine che già ora sono più sagge di me, perché io Alexa installato a casa, e l'altro giorno ho chiesto a Alexa: Alexa, mi ami? E mi ha risposto: ti voglio bene come un amico. Grazie ancora.